quei giorni erano terribili, le sirene, tutto questo silenzio. A me è morto un parente, è stata dura. Adesso sta arrivando questa seconda ondata, siamo preparati? Ma io penso tanti sono preparati, i giovani no però, i giovani molto meno, fa un po' paura. Ma pazienza. Bergamo. Qui oggi si guarda con preoccupazione all'aumento dei casi in Lombardia, di nuovo la regione più colpita, tanto che il governatore Attilio Fontana ha chiesto il coprifuoco dalle 23 alle 5 di mattina. All'inizio era veramente difficile lamentarsi, capisci, perché con tutti i morti che ci sono stati, anche tu, cioè, per rispetto stai zitto, chiudi e te ne fai una ragione. Dopodiché io capisco che il divertimento, l'andare nei locali in periodo di pandemia possa essere decretabile, però a quel punto, se ce lo dici chiaro, ce ne facciamo una ragione, chiudiamo tutti, aspettiamo che finisca e ripartiamo, perché così non si può andare avanti. A fatica abbiamo superato il lockdown dell'inverno scorso. Un altro in questo periodo, chi lo sa, potrebbe essere veramente difficile superarlo. Il Papa Giovanni XXIII, ospedale simbolo dell'epidemia, non è ancora in emergenza, ma ci si prepara alla seconda ondata, ricordando i mesi passati. Adesso abbiamo 10 pazienti ricoverati in questa area critica, due dei quali sono più critici perché sono intubati. Okay. Gli altri invece sono solo assistiti con CPAP, che è il casco che ci si mette per poter far respirare. Sì. Quanti posti dedicati Covid avete in terapia intensiva? 8 più altri 8 che andremo a liberare, metteremo a disposizione 16 se la cosa dovesse precipitare, come abbiamo fatto nei mesi precedenti. Man mano andremo a liberare posti, quindi mettere a disposizione posti letto. Stanno aumentando di nuovo i numeri. Secondo lei perché si è arrivati, no, a questo punto? Perché il virus non ci ha mai abbandonato, questo è un problema vero. Quando si diceva, tanti l'hanno detto, che il virus ormai non è più così virulento, ormai sta attenuando, questa è la dimostrazione che prima di parlare bisogna riflettere. Che effetto le fa oggi vedere queste foto? Molto doloroso, perché non è finita. E io stessa, quando venivo in ospedale la mattina, era come se vedessi il virus venirmi incontro. Noi, davanti a molti che ci hanno ringraziato per quello che abbiamo fatto qui al Papa Giovanni, abbiamo detto: se davvero volete avere rispetto del nostro lavoro, fate in modo da non farci rivivere quello che abbiamo già vissuto. I numeri sono in crescita e credo che la lezione di Bergamo debba essere questa. Ho visto i provvedimenti ultimi, insomma io credo che qualcosa in più si poteva fare e si doveva fare. Questo è il mio ambulatorio. Alessandra Bonalumi è un medico di base. Rispetto a gennaio, febbraio, marzo, dal punto di vista organizzativo siamo messi esattamente uguali. Sul territorio non c'è stato un aumento delle figure professionali, degli infermieri, ed è molto molto lento anche tutto il meccanismo per poter far fare un tampone e quindi una diagnosi ai pazienti. Sono morti in tanti a Bergamo, per cui sulla pelle delle persone non ci possiamo permettere questa disorganizzazione generale. Cosa si ricorda di più di quei giorni? Le urla di pazienti al telefono che chiamavano dicendo: non me lo portano via con l'ambulanza, non me lo portano via. Dopodiché i colleghi dell'ospedale che piangevano quando li contattavamo e i pazienti che ho perso, gli amici che ho perso. Fa rabbia, fa dispiacere, anche perché non possiamo permettercelo di avere un'altra situazione come la precedente.